Ok, allora riprendiamo il discorso dove l'ho lasciato la volta scorsa. La volta scorsa non ero in formissima, mi avete scritto in tanti a proposito dell'influenza e del digiuno e le so queste cose, però non, bisogna anche avere il momento giusto, la forza di volontà giusta. Ci credo anch'io a queste cose. Allora, abbiamo parlato dell'etere e della fisica quantistica. Abbiamo visto cioè che con la Terra piatta, andando ad introdurre l'etere, noi in realtà stiamo andando a modificare l'intera fisica. Tutto ciò che abbiamo creduto valido dal punto di vista scientifico va rivisto. L'etere, infatti, è una sostanza, un solido formato da particelle. Queste particelle sono quelle che danno la caratteristica della luce di sembrare particellare. Però in realtà nell'etere, abbiamo visto la volta passata, nell'etere la luce è semplicemente un'onda che si propaga nelle particelle. La scienza cosa ci dice? Ci dice che in certi fenomeni la luce si comporta come una particella, quindi tante particelle che vanno a colpire un determinato oggetto, colpiscono magari la nostra retina. Nell'effetto fotoelettrico, quello studiato da Einstein, abbiamo visto che i fotoni, quindi questi pacchetti d'onda, vanno a colpire la lamina metallica e quindi vengono estratti dalla lamina degli elettroni. E quindi Einstein cosa diceva? E per questo ha preso il Nobel nel 1921, non per la sua relatività. Einstein diceva che gli elettroni vengono estratti dal metallo quando la luce lo colpisce perché ci sono degli urti tra particelle. La luce, secondo Einstein, in realtà lui ha sempre copiato, ha sempre ripreso le idee dagli altri, quindi lui, riprendendo un'idea di Planck, arriva a dire che la luce è formata da fotoni, da particelle, con degli urti elastici, questi producono l'estrazione dell'elettrone. Queste particelle della luce sarebbero senza massa. Avrebbero invece puramente energia data dalla loro frequenza, dice Planck. Secondo l'equazione, prima era scritta, l'abbiamo cancellata, secondo l'equazione E uguale ad H per Ni, dove Ni è la frequenza, chiamiamola Ni, chiamiamola F. Quindi una luce, una radiazione elettromagnetica molto energetica lo è perché ha una frequenza elevata. Frequenza elevata vuol dire numero di oscillazioni elevato nell'unità di tempo. Il blu, che uno direbbe è meno energetico del rosso, in realtà il blu è molto energetico, è ancora però luce visibile. L'ultravioletto, che è quello che ci dicono essere pericoloso per gli organismi, per la nostra pelle, l'ultravioletto ha ancora più energia del blu, però non è già più visibile, non è di quelle radiazioni che noi possiamo vedere. In effetti avevamo visto una tabella, vediamo se la ritrovo, eccola qua, che ci diceva per esempio che se io ho una lamina di ferro, servono i raggi ultravioletti per estrarre degli elettroni, quindi serve una luce con un'elevata quantità di energia. Ma se ho delle sostanze diverse, come il potassio, basterà luce verde per andare ad estrarre energia. Questo è quanto ci dice la scienza. Nel momento in cui io ho capito però che esiste l'etere, capisco che l'onda luminosa non è formata da particelle, ma è un'onda che si muove tra particelle. È un po' come nell'acqua. Io butto un sasso nell'acqua, si forma l'onda, ma non è che l'onda si propaga, ok? Si vede proprio il cerchio propagarsi, ma non è che l'acqua si muove. Le singole particelle di acqua semplicemente oscillano, è l'onda che si muove facendo oscillare una particella dopo l'altra. Quindi
Nell'etere è la stessa cosa, è esattamente uguale. L'onda è uno stress provocato nell'etere, questo stress si propaga nell'etere e fa muovere i singoli eteroni che poverini devono muoversi attorno alla loro posizione di equilibrio. La fisica quantistica che cosa ci dice per giustificare la natura ondulatoria e la natura particellare della luce? La fisica quantistica ci dice, ok, la luce in realtà è particella, ma se io voglio andare a descriverne la posizione, non posso farlo in modo esatto, è il principio di indeterminazione, non posso farlo in modo esatto, la sua posizione e la sua traiettoria diventa una funzione statistica, quindi c'è una probabilità di trovare la particella in un determinato punto, quella probabilità ha un andamento periodico che ha la forma di un'onda. Quindi, se io vado a cercare la particella in un certo punto, c'è una probabilità che varia nel tempo in questo modo, in modo periodico. Però capite, questo principio di indeterminazione è sempre un po' difficile da capire per noi che ragioniamo sulle cose che vediamo, per il fatto che un oggetto ha una posizione, non che ha una posizione in un certo momento data da una certa probabilità o qua, ma lo puoi trovare anche qua con una certa altra probabilità, ma lo puoi trovare anche qua, cioè, ma cos'è quello? È onnipresente quella particella, neanche al dono dell'ubiquità, è un fantasma. In realtà con la questione dell'etere diventa tutto logico. C'è quella particella lì che si sta muovendo, quella dopo si muove con un angolo di fase leggermente diverso, quella dopo un angolo di fase leggermente diverso, quella dopo ancora, e così si forma l'onda. Come l'ola agli stadi, l'ola messicana, in cui tutti sono seduti uno vicino all'altro, e arriva l'onda, io mi devo alzare al momento giusto, un pochettino dopo il mio vicino, e l'onda si propaga, ma io non è che sono andato avanti con l'onda. L'onda si è propagata, le particelle, io mi sono mosso solo così. L'effetto fotoelettrico, quindi noi abbiamo queste particelle che colpiscono la nostra lamina. Cosa succede? Che tutte le varie particelle interessate dall'onda si muovono. L'ultima particella, la più sfortunata, quella vicina alla mia lamina, viene sollecitata per ultima e siccome la sollecitazione è bella energetica, la vibrazione è violenta, questa particella sfortunata va, urta l'elettrone che parte per la tangente. Ma perché è sfortunata? Ha ottenuto il suo effetto, voilà. Ha fatto quel che voleva. Capite? Quindi la fisica quantistica che ci dice le particelle possono essere un po' qua, un po' là, a seconda della probabilità, della funzione d'onda, della probabilità che io ho di trovarla in quel punto, viene sostituita invece da un concetto molto più semplice che è descrivibile con la fisica classica, quindi non ci serve più questo attributo statistico che noi andiamo a dare alla fisica, e sta dicendo semplicemente sono varie particelle una vicino all'altra sollecitate da una radiazione che si muove. Quindi questa era l'idea che volevamo trasmettere la volta scorsa. Sull'etere abbiamo già parlato tanto, ma non basta ancora. Noi adesso continueremo nel descrivere il nostro modello della Terra piatta, aggiungeremo elementi dopo elementi, però ad un certo punto arriveremo al momento in cui dovremo parlare della tensione elettrica, quindi del campo magnetico, del campo elettrico e del campo elettromagnetico, quindi della forza nucleare debole e forte, e quindi l'etere lo dovremmo riprendere e andare a vedere quindi come contribuisce l'etere nella formazione di questi campi, dove con campo noi stiamo andando a dire uno stato di cose, una funzione che descrive punto per punto le caratteristiche dell'etere in quel punto.
Cioè, come sta l'etere in quel punto? Vedremo che nel momento in cui noi applichiamo un campo elettrico allo spazio, l'etere subisce uno stress e si dispone in un certo modo, perché queste particelle, capite che possono muoversi. E l'etere dunque dà delle caratteristiche fisiche allo spazio. Io applico un campo magnetico, l'etere si dispone secondo il campo magnetico e io quindi ho degli effetti. La gravità è un campo di forze. Io applico questo campo, che vedremo è del tutto analogo ad un campo elettrico, l'etere si dispone in un certo modo e ho degli effetti. La forza nucleare, vedremo da che cosa è causata, quella è forte e quella debole. Guardo se qualcuno mi ha scritto. No, sembra che vada tutto bene. Ok, ripeto, se qualcuno non vede bene, perché sto riprovando con il tablet con la risoluzione, forse sono riuscito a impostare la risoluzione bassa anche col tablet dritto, quindi dovrebbe funzionare. Ok, iniziamo invece l'argomento che volevo vedere per oggi. Per oggi io volevo andare a riprendere, se è possibile, il Duomo, l'argomento relativo al Duomo. Del Duomo abbiamo già parlato diverse volte. Probabilmente vi ricordate, l'avevamo introdotto già dalla primissima conferenza, quando avevamo parlato delle stelle, della luminosità delle stelle. Eravamo andati quindi a dire, su una terra piatta noi abbiamo tutte queste stelle che si muovono una vicino all'altra senza mai distanziarsi, sempre tutte alla stessa velocità angolare, e quindi dovevamo andare a capire come queste sono disposte. Avevamo quindi iniziato ad introdurre il concetto di Duomo diviso in due parti, uno statore sotto e un rotore sopra. Quindi il tema di oggi è l'architettura del Duomo. Quindi già qua avevamo introdotto, no, questo concetto. Abbiamo uno statore che fa da camera ermetica, no, chiude la nostra terra piatta, uno statore vetroso, trasparente, e abbiamo poi che la terra è sospesa nel nulla, ci dice anche la Bibbia, abbiamo quindi uno strato di etere che avvolge la terra e la sostiene in modo da non sentire l'attrito enorme che potrebbe arrivare invece dalla parte esterna che ruota. E non sono concetti banali, ovvi, perché quando uno inizia a studiare la terra piatta si chiede subito, ma è queste stelle che girano, come le giustifichiamo? E come si muovono sulla terra? Ma cosa hanno? Dei cuscinetti che consentono il movimento senza attrito? Perché noi non sentiamo niente, vediamo queste stelle che ruotano e noi non sentiamo assolutamente niente. Un'altra caratteristica che avevamo detto era questa, che noi abbiamo uno statore che è perfettamente sferico. Adesso il grado di perfettamente non lo possiamo dire perché non l'abbiamo visto, non l'abbiamo toccato. Dobbiamo ovviamente introdurre delle ipotesi, no? Quando noi facciamo tutti questi discorsi, è evidente che possono poi arrivare delle informazioni ulteriori. Però perché andiamo a dire che lo statore è sferico? Avevamo già menzionato, parlato dell'arcobaleno e di tutti gli effetti ottici che riguardavano per esempio gli aloni e tutte queste cose, che richiedono un duomo sferico. Come mai dobbiamo menzionarlo, dobbiamo dirlo? Perché in realtà girano su internet moltissime immagini con un duomo schiacciato. Quindi sì, queste immagini riportano un duomo sulla nostra terra, circolare, un circolo, però poi c'è una cupola bassa. E molti, per esempio, su internet riportano e condividono quel video di quel razzo, non so se l'avete mai visto,
c'è la telecamera posta sul razzo, questo razzo parte e si vede che sale e ad un certo punto si blocca e sembra che abbia urtato, no? Qualcosa. E a quanto pare questo avviene a 72 miglia di altezza. E allora dicono, ecco che il Duomo è alto 72 miglia. Ma come com'è possibile? In realtà poi se andate a fare delle indagini vedrete che questo non è un urto, ma è semplicemente un meccanismo di stabilizzazione che entra in azione sul razzo e che quindi sembra che lo blocchi improvvisamente. In realtà ne blocca semplicemente la rotazione sull'asse. Essendo sferico, perché diciamo che sferico? Avevamo introdotto l'argomento dell'arcobaleno e avevamo visto che si tratta di un fenomeno in cui il raggio luminoso entra nella gocciolina d'acqua che galleggia nell'atmosfera, viene rifratto, diffratto, cioè aperto, qua c'è un fenomeno di rifrazione, riflesso, e avremo quindi i vari colori che non saranno più uniti ma saranno scissi, che escono con un angolo di 42 gradi. Quindi avevamo fatto l'esperimento col CAD di andare a disegnare un arcobaleno posizionato in una certa posizione del tutto arbitraria rispetto ad un osservatore. Se voi provate ad andare a vedere su internet quanto è grande un arcobaleno, no? Quanto è alto, non trovate risposta. È una cosa arbitraria, del tutto è un fenomeno ottico. E avevo quindi provato su vari punti a tracciare un raggio luminoso che arriva all'osservatore e ho deviato, ho aperto quindi questo raggio luminoso di 42 gradi facendolo riflettere indietro, e vedete, vengono fuori una serie di raggi che divergono. Ma se quella luce arriva dal Sole e il Sole è lontano, i raggi dovrebbero essere paralleli su una Terra globo. Invece vengono fuori dei raggi che divergono. Su una Terra piatta il Sole è vicino, è piccolo, dovrebbero convergere verso il Sole, invece non convergono. Qual è la soluzione? La soluzione è arrivare con la luce al Duomo e riflettere nuovamente di 42 gradi il raggio, e quindi a quel punto trovi una sorgente luminosa sola, che è il Sole, sotto il Duomo. E questo è giustificabile con, per esempio, goccioline di condensa sopra il Duomo, o comunque una superficie riflettente che abbiamo sul Duomo. E in effetti, se voi dovete provare a crearvi un arcobaleno in ambiente chiuso, lo potete fare solo con una superficie riflettente. E se avete un bicchiere pieno d'acqua, il raggio del Sole entra nella stanza e voi vedete accanto al bicchiere d'acqua l'arcobaleno. Uh-huh. Quindi, ma se il bicchiere non contiene acqua, voi non avete l'arcobaleno. Quindi l'acqua diventa una superficie riflettente. Ok. Allora, innanzitutto, e questo l'ho menzionato forse di striscio una volta, il Duomo consente di avere un ambiente pressurizzato. Noi viviamo in un ambiente pressurizzato, perché io, per esempio, quando devo fare dei calcoli relativi alla pressione assoluta, devo aggiungere sempre un bar, un'atmosfera. Quindi noi viviamo in un ambiente pressurizzato al valore di un'atmosfera, valore che scende man mano che noi ci alziamo di quota. Quello che ci chiediamo però è, ma se il globo galleggia nello spazio, perso nello spazio, come si fa a mantenere questa atmosfera pressurizzata senza un contenitore? Voi provate a pensare ad un contenitore in questa stanza, in mezzo alla sala, in cui io sia riuscito a fare la pressione, ci sia la pressione di un'atmosfera, lo chiudo. Ho poi la possibilità di fare il vuoto in questa stanza, vuoto spinto. Quindi genero questo vuoto
cosa succederà? Che l'unico ambiente pressurizzato che rimane è quello del recipiente lì a metà della stanza. Cosa succede se io apro quel recipiente? Ci sarà un effetto esplosivo dovuto al fatto che le particelle all'interno del recipiente hanno una loro energia dovuta a pressione e temperatura, quindi oscillano. Nel momento in cui io apro, queste si distribuiranno, e questa è una legge fisica, si distribuiranno per andare a riempire l'intero spazio a disposizione. Allora, io per esempio qua ho un recipiente chiuso e il nostro recipiente, questo qua, questo è il nostro recipiente pressurizzato. Questo totale invece è la nostra stanza in cui possiamo andare a fare il vuoto. Quindi noi qua facciamo il vuoto. Se io tolgo il setto, cosa succede? Che il gas va a riempire l'intero spazio. Non c'è via di scampo. Quello succede, non posso evitarlo. Cosa dice la scienza? La scienza ci dice che a causa della energia gravitazionale, energia potenziale gravitazionale, i gas vengono attratti verso la superficie della Terra, perché se si allontanano acquisiscono maggiore energia potenziale. Supponiamo di prendere il mio contenitore e di metterlo in verticale. Nel momento in cui io qua ho la Terra, quindi la forza gravitazionale dovrebbe tenere schiacciata il mio gas verso il basso. Se questo gas sale verso l'alto, sta acquisendo maggiore energia potenziale gravitazionale. Però cosa succede se io tolgo il setto in questa situazione qua? Di nuovo il mio gas va a riempire l'intero contenitore. E la questione è totalmente indipendente dal campo gravitazionale, dalla forza di gravità. Mettiamo il caso che io poi in questa stanza faccio un foro al piano superiore e faccio di nuovo il vuoto anche sopra, cosa succederà? Sopra c'è il vuoto, io faccio un foro nel soffitto, il gas che era nel contenitore è uscito e ha riempito l'intera stanza, io faccio un foro, questo gas non avrà più l'energia di prima perché la pressione è diminuita notevolmente, però piano piano andrà ad occupare anche lo spazio a disposizione superiore. Questo succede se ho molecole tutte uguali. Ecco qua, vedete, ancora parlando di questo. Io ho uno pneumatico per tenere una pressione sufficiente a sostenere l'automobile, devo avere non solo il cerchio, devo avere anche la parte in gomma, lo pneumatico. Altrimenti la pressione che io riesco a creare all'interno della camera dello pneumatico sparisce, scompare, perché le particelle d'aria si diffondono e entrano in equilibrio con tutte le altre. Se io ho solo il cerchione, non ho la possibilità di creare una camera d'aria che sostenga l'automobile. Quindi serve qualcosa che racchiuda, che consenta la differenza di pressione. Altrimenti non si capisce, per esempio, a che altezza dovrebbe esserci la fine, no? Anche per quanto riguarda la stratificazione, noi abbiamo fatto questo esempio in cui noi abbiamo un gas di molecole tutte uguali che piano piano vanno a riempire tutto lo spazio. Se l'ambiente è piccolo, l'effetto sarà violento. Se invece devono riempire un grosso spazio, man mano la loro pressione, quindi la loro energia, diminuisce, però lasciategli il tempo necessario, loro vanno e riempiono tutto.
Noi abbiamo detto un piano, l'altro piano. Mettiamo che ci sia un ulteriore piano che questa volta mette in comunicazione con lo spazio infinito. Ma voi pensate che se io faccio un foro le particelle si rifiutino di uscire? Quelle particelle lì, piano piano, perché avranno sempre meno energia, però usciranno a riempire e mettere in equilibrio il più possibile il sistema totale. E se ne fregano proprio della gravitazione. Parliamo della stratificazione dei gas, ok? Perché la stratificazione dei gas, uno dice, a causa della forza gravitazionale, noi abbiamo che le molecole più pesanti vengono portate giù, quindi noi qua abbiamo azoto, ossigeno, e invece l'idrogeno, le molecole più leggere, vanno su, e noi avremo un ambiente sempre più rarefatto man mano che ci si alza. In realtà, se noi vogliamo, e voi vedete qua c'è un disegno con la stratificazione dell'atmosfera, no? Abbiamo la troposfera, quindi troposfera, troppo non so cosa vuol dire, ma è comunque legato alla vita, no? All'ambiente. Vabbè. Data ad alimentare. Comunque qua abbiamo proprio la biosfera, quello sono sicuro. Poi abbiamo la troposfera, abbiamo la stratosfera, la mesosfera, la termosfera. Qua abbiamo la ionosfera, ok? Quindi un ambiente ionizzato del plasma. Poi abbiamo l'esosfera e così via. Quindi abbiamo una stratificazione in cui ci sono le particelle più pesanti verso il basso, le particelle più leggere verso l'alto. Quando è che si può ottenere una stratificazione del genere? Ebbene, chi progetta i container, i silos, anche le tubazioni, sa che all'interno di ambienti chiusi, pressurizzati, ci può essere una stratificazione, però ci deve essere un ambiente chiuso. Provate a pensare che a casa vostra c'è un tubo del metano che perde. Cosa succede? Che questo gas, un leggero soffio che esce, se la perdita è interna, cosa succede? Siccome il metano è leggero, andrà in alto sul soffitto e fa uno strato sul soffitto. Ma se la perdita è fuori, da casa vostra, il vostro condominio, se la perdita è esterna, il metano esce e va via. E non... ciao, non lo vedete più, non si sente più, non lo misura più. Quindi per avere una stratificazione, cioè lo strato, dovete avere un soffitto. Per avere una stratificazione dei gas, dovete avere un ambiente chiuso. Quindi in un ambiente di questo genere, voi poi avrete ad un certo punto una stratificazione, se avete molecole diverse, più pesanti e più leggere, le più pesanti saranno sopra, le più leggere saranno sopra e le più pesanti sotto. Ma se non ci sono quelle più leggere ad occupare lo spazio sopra, quelle pesanti tutte uguali riempiono tutto lo spazio a disposizione. Tropos vuol dire mutazione, modo, cambiamento. Oh. È la fascia della vita, comunque. Ok. Ecco qua. Allora adesso introduciamo ancora un argomento particolare che ci ha appassionato particolarmente quando lo abbiamo capito. Qua vi ho messo la torre di Wardenclyffe, quella torre che avrebbe dovuto fare parte dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica di Tesla. Molti pensano che sia un'antenna, in realtà questo è un capacitore, un condensatore, quindi formato da due armature cariche elettricamente con polarità opposta e che contengono quindi una certa quantità di energia al loro interno.
E in effetti Tesla sperimentava proprio dei circuiti di questo tipo con dei generatori elettrostatici, quindi lui utilizzava la bobina, no? La bobina di Tesla, però si potrebbero utilizzare anche dei generatori Van der Graaff. Un generatore elettrostatico è in grado di produrre tensioni elevatissime, anche quasi milioni di volt. 1 milione di volt è sicuro, 2 milioni di volt. Ho sentito dei generatori con tensioni elettriche così elevate e dei condensatori per andare a moltiplicare questa energia, immagazzinarla, e quindi questa veniva fatta passare all'interno di conduttori con sezione non sufficiente a far passare tutta quell'energia e produceva, e questo, un effetto esplosivo risonante sull'etere. Cosa fai? Stavo guardando come funziona. Funziona. Ok. Tesla affermava che la Terra è un condensatore, ma questo lo afferma anche la scienza. Quando ci dice, per esempio, che superficie della Terra e ionosfera sono cariche con polarità opposta e la ionosfera forma rispetto alla Terra come una sorta di lamina metallica che genera quindi un'armatura rispetto alla Terra. Però se noi guardiamo questa forma ci viene da dire, ma quella è la Terra, nel senso che c'è il disco sotto e il duomo sopra. E quindi ci siamo chiesti, ma non è che questo disco e questo duomo vengono a costituire un condensatore? Un condensatore potrebbe anche essere utilizzato come batteria, una batteria elettrica. È vero che i condensatori stoccano una quantità di energia anche elevata, però di solito questa viene scaricata subito e non possono essere utilizzati come batteria. Ma oggigiorno la scienza ha trovato anche il modo di utilizzare condensatori invece di batteria, supercondensatori. Ecco quindi che ci siamo chiesti, la Terra non potrebbe allora essere una batteria? Bevo solo una golata, scusate, ma... Cioè, la Terra non potrebbe generare dell'energia che viene poi stoccata al proprio interno e che viene quindi utilizzata per consentire il ciclo vitale della Terra? Queste considerazioni arrivavano anche dall'analisi del fatto che la Bibbia ci dice che i cieli si consumano. I cieli in Giobbe vengono descritti duri come metallo fuso, in Genesi ci viene detto che c'è una distesa che divide le acque di sopra dalle acque di sotto, quindi c'è una divisione che non è immateriale, impalpabile, ma è, ci dice Giobbe, dura come metallo fuso. E poi ci dice Ebrei, invece, il libro di Ebrei, che questi sì, i cieli si sdruciscono come un abito. E allora da lì la considerazione viene di conseguenza sul fatto che la Terra potrebbe essere una batteria. Volevo solo dire sì, che i cieli sono solidi come il metallo solido, non il metallo fuso. No, l'ho visto l'altro giorno. Guarda un po', Giobbe. Duri come? Metallo fuso, nel senso metallo, è una colata di metallo, no? Duri. Boh, guarda un po'. Qua mi correggono. No, no, ma è giusto. Ok, allora questa è la pila Daniel, quindi la pila che sta alla base del, come principio fisico, sta alla base della tecnologia che sta dietro alle batterie odierne, deriva dalla pila di Volta e è formata da due semicelle. Abbiamo una semicella che costituisce l'anodo e l'altra che costituisce il catodo, sono due contenitori con del liquido all'interno in cui vengono immersi due elettrodi. Cosa dice? Metallo fuso. Dimmi, fammi vedere il versetto. Giobbe 37, puoi tu battere con lui i cieli nuvolosi duri come uno specchio di metallo fuso? L'ho guardata ieri, per quello. Metallo fuso nel senso duri, no? Quindi metallo fuso, sì, come è stato fuso, che è stato fuso,
Io per dare forma faccio una fusione di metallo, la colo nello stampo e ottengo. Ok? Quindi io ho due, dicevamo, semicelle, in una ho l'anodo negativo con un catodo di zinco che viene immerso all'interno di un sale, un solfato di zinco liquido. Prendo solo una caramella, che magari. Poi ho invece la parte positiva, il catodo, che si trova invece immerso all'interno di un solfato di rame. Tra i due elettrodi viene applicata una tensione. Quando io vado ad applicare la tensione, che cosa succede? Che iniziano a circolare elettroni. Il rame chiede elettroni che si combinano con gli ioni rame presenti all'interno della soluzione di solfato di rame, e questi vanno ad attaccarsi all'elettrodo. Quindi il catodo diventa più grosso, perché particelle di rame del liquido vanno ad attaccarsi al catodo. Cosa succede invece allo zinco, che sarebbe la parte negativa, che sarebbe il nostro duomo, i cieli che si consumano? Lo zinco deve cedere elettroni e deposita quindi ioni zinco 2+, quindi ioni positivi, nel liquido. Quindi l'anodo di zinco si consuma, esattamente come si dice per i nostri cieli. Quindi noi abbiamo una terra che è elettrica, che è una pila, che immagazzina tra le proprie armature questa energia, energia che poi è in grado di creare quel ciclo naturale che consente alla terra di autosostenersi. Vedremo che la terra è una macchina elettrica. Quindi noi abbiamo questo zinco che si consuma, e poi abbiamo qua un ponte di nitrato di potassio che serve a riequilibrare le cariche elettriche affinché il ciclo non si fermi subito. E quindi noi abbiamo che la pila può durare una certa quantità di tempo finché il catodo non è completamente consumato. Quindi anche quando la Bibbia ci dice noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, è perché c'è la batteria da cambiare. Come quando noi cambiamo la batteria alla macchina, perché la batteria non è più in grado di produrre energia, noi abbiamo i nostri cieli che non sono più in grado di sostenere la vita così come è adesso. E faremo poi dei ragionamenti su questo, perché nel momento in cui si consumano i cieli si ferma il vortice di etere che sostiene il moto degli astri, o rallenta. E se voi provate ad andare a fare una ricerca su internet, provate a cercare la Terra, si sta rallentando. Anche i venti, vedremo poi molto più in là il fatto che i venti stessi sono generati per punti di alta pressione e bassa pressione causate da differenze di temperatura, però questi punti girano attorno a dei punti anfidromici, punti cioè di zero del campo magnetico terrestre, che sono legati a tutto questo. È tutto legato. Sì, sui venti non ancora, ma. Quindi, per esempio, parlano di riscaldamento terrestre. È vero che il riscaldamento terrestre per gran parte è indotto dalle operazioni clandestine di irrorazione delle scie chimiche, ma probabilmente è anche causato dal fatto che il cielo si sta consumando, i venti non lavorano più così come dovrebbero lavorare. Eh sì, perché i venti lavorano per convezione, che è un meccanismo di raffreddamento molto efficiente della Terra, molto più efficiente della conduzione, quindi del raffreddamento per contatto. I venti quindi consentono di stabilire le giuste temperature sulla Terra. Nel momento in cui io ho la pila
che non genera più i giusti punti di alta pressione e bassa pressione, ma tutto va in tilt, ecco che c'è qualcosa che sta succedendo. Interessante. Non è solo legato quindi all'azione dell'uomo, ma è legato al fatto che la Terra si sta consumando. Anche i terremoti, poi magari faremo una lezione su questo, anche i terremoti sono legati al fatto, molti terremoti, sebbene quelli più superficiali è vero, sono legati al fracking, sono legati all'azione devastante della geoingegneria sulla ionosfera che viene messa in vibrazione e quindi va in frequenza di risonanza con la Terra e quindi sono in grado di generare questi terremoti, però vedremo che è molto generato anche dal fatto che la Terra si sta consumando. Sì, qua sono andato a scrivere le reazioni chimiche che avvengono, però più o meno sono quelle che vi ho spiegato, no? Quindi questo perde elettroni e scarica ioni zinco nel liquido, si consuma. Questo chiede elettroni, quindi li attira dal anodo, chiede elettroni e li combina con ioni presi dal liquido e quindi diventa più ciccione il catodo. Quindi, detto questo, andiamo a vedere un pochettino, è un po' scura l'immagine, come è strutturata la nostra Terra dal punto di vista del Duomo, ok? Qua ci sono vari particolari aggiuntivi di cui poi andremo a parlare un po' più in là. Noi abbiamo la nostra Terra, che è un disco, avrà un mantello, quindi con uno spessore, vedremo poi anche, perché la scienza più o meno ci dice i valori, il mantello siamo sui 3000 km. Il diametro qua, il diametro interno, è sui 40.000 km. Se noi vogliamo ragionare coi frattali, così come abbiamo fatto fino ad oggi, fate dal polo nord 6.660 km fino al Tropico del Cancro, altri 6.660 che fa 13.320 fino al Tropico del Capricorno, altri 6.660 fino ai ghiacci, fino al Duomo, e abbiamo così 19.980, 20.000 km, che è il triplo di 6.660. 6.660, 6.660, 6.660. E la scienza ci dice che l'intera circonferenza del globo è 40.000 km. Hanno voluto far venire il raggio. No, la circonferenza. No, perché poi il globo sulla nostra geometria noi lo dobbiamo aprire così. Quindi 20.000 sono 40.000 km. Quindi quanto è alto qua lo statore nel punto più basso? Quindi qua il punto più alto, ma sto parlando dello statore, che poi avrà anche un suo spessore, ok? Siamo sui 20.000 km. Quindi poteva quel missile che è stato lanciato andare a colpire lo statore solo dopo 72 miglia? Eh no, perché metti anche che fosse qua, per dire, ad una latitudine sud, ma anche qua guardate quanta corsa avrebbe. Su 20.000 vuol dire quasi due terzi, vuol dire 12.000-13.000 km. No, sono quote irraggiungibili per l'uomo. Boh, poi sulle tecnologie che hanno sviluppato noi siamo all'oscuro e non sappiamo fino a dove possano arrivare. A loro detta, per ora stanno sull'orbita bassa. Poi ci dicono che sono andati sulla Luna, che vanno su Marte e Giove, però lo sappiamo bene che... Ok, poi abbiamo qua, vedete, uno spessore che è dato dallo spessore dello statore, che sono circa 4.000 km, e poi uno spessore di vuoto. Qua è tutto vuoto, tutto attorno alla Terra, che è un cuscinetto. Quindi la Terra viene incernierata sui poli,
che poi non è proprio una cerniera, ma è semplicemente una via che serve ad avere il ciclo delle acque, di cui parleremo poi, e quindi avere un passaggio delle acque che devono continuamente ricircolare, un po' come quelle fontane che hanno il motorino e il moto perpetuo dell'acqua. Questa, la distanza da qui a qui, quindi dall'inizio dello statore fino all'inizio del rotore, sono 6.660 km. Noi non siamo stati lì, perché poi ogni tanto c'è qualcuno che mi scrive, ma sei stato lì a vedere? Noi non siamo stati lì, però andiamo di ragionamento, ok? Facciamo delle ipotesi, se ci sarà poi da rivedere qualche cosa, lo rivedremo. Finora le cose funzionano. Poi abbiamo uno strato di ambra, in realtà non è solo ambra, ma è un'ambra con silicati, mista a silicati, che diventa visibile nel momento in cui una stella è visibile. Una stella quindi è luce dalle acque superiori, qua c'è uno strato di poche centinaia di chilometri di acque che contiene creature di quelle abissali, no? Che possono essere flora e fauna che generano bioluminescenza, e attraverso l'ambra che a spot, così a punti, diventa visibile, quindi l'ambra è trasparente, la luce viene trasmessa e deve passare quindi con un effetto di doppia rifrazione attraverso lo statore. A proposito di questo avevamo già parlato. Vi ricordate questa immagine qua? Questa qua è l'immagine del diottro sferico. Ne avevamo parlato quando avevamo menzionato l'altezza che devono avere le stelle. Quanto saranno alte le stelle? Perché se noi guardiamo la stella polare, ok? La stella polare è là, nord. Per trovarla avevamo detto devo guardare il grande carro, guardo Merak e Dube, le due stelle, e prendo quello spazio in linea retta per 5 volte e trovo la stella polare. Guardo la stella polare, dalle nostre latitudini noi siamo all'incirca a 45 gradi, e misuriamo l'angolo di elevazione della stella, troviamo che questa stella è a 45 gradi, quindi pari alla latitudine. Il che vuol dire che l'altezza della stella sembra essere pari alla nostra distanza dal polo nord. Capito il ragionamento? Allora, questa è la nostra terra piatta. Noi abbiamo l'asse del polo nord e qua abbiamo la stella polare. Io sono qua. Noi siamo a 5.000 km dal polo nord. Siccome l'altezza, se io vado a misurare l'angolo di elevazione della stella, trovo che è a 45 gradi, quindi questa 45 gradi è la metà di un quadrato, ok? È la diagonale di un quadrato. Questo vuol dire che i due lati sono uguali, quindi l'altezza della stella polare è pari a 5.000 km. Però sembra essere del tutto fuori da ogni senso, perché se la stella polare è solo 5.000 km, non ci siamo. Tutta l'architettura che abbiamo descritto non va bene, è tutto molto più basso. In realtà la questione è che le stelle non sono così basse, perché poi se la polare appare a 5.000 km vuol dire che le altre stelle sono tutte lì. Avevamo visto che quando io guardo uno Star Trail, no, queste immagini con con i cerchi delle stelle, no, quindi riprese fotografiche, come si dice, in cui l'immagine viene mantenuta, no? A lunga esposizione, sì, esposizione prolungata, ci fanno vedere che non ci sono fenomeni di parallasse tra le varie stelle, ma fanno dei cerchi perfetti. Questo ad indicare che
se la stella polare è a 5.000 km, le altre stanno su una sfera avente quel raggio lì. Quindi è una sfera del tutto ottica, è una sfera appartenente al singolo osservatore. Però quella sfera ottica di visione delle stelle appartiene a me come osservatore. Tu che guardi le stelle avrai la tua sfera ottica, esattamente come l'arcobaleno. Entrambi vediamo l'arcobaleno, però io lo vedo, quello è il mio arcobaleno, tu lo vedi, quello è il tuo arcobaleno. Se cerchiamo di avvicinarci, cosa succede? Che scompare. Prima si sposta e poi scompare. Che cos'è quindi che ci abbassa le stelle? Perché noi abbiamo qua che le stelle a questo punto sono 6.660 più 6.660 più 6.660 più 6.660, che vuol dire 26.640 chilometri. Tra l'altro, se vi ricordate, la precessione degli equinozi ci veniva a 26.640 anni. Così, mi è venuta lì. Comunque, la matematica è collegata agli stessi numeri. Eh sì, sono tutti multipli del 6.660. Quindi, noi abbiamo delle stelle che sono molto più in alto, ma se andiamo a fare un po' di ricerca e cerchiamo come funziona il diotro, cioè una lente sferica, vediamo che questa è un'immagine che ho preso dal mio libro di fisica 2 dell'università, il diotro è in grado di generare un'immagine reale della sorgente luminosa dall'altra parte. Quindi io qua ho la mia stella a 26.640 km che colpisce il mio diotro. Il diotro genera un'immagine molto più bassa della stella seguendo le leggi di rifrazione di Snell. Quindi addirittura noi potremmo fare dei calcoli qua. Sarebbe possibile andare a vedere con questi spessori, perché noi più o meno abbiamo gli spessori, con queste distanze sarebbe bello andare a vedere dove vengono proiettate le stelle. Ecco, abbiamo detto che noi abbiamo uno strato di ambra con dei silicati che copre, no, come un intonaco, e chiude le acque di sopra. E abbiamo detto che l'ambra viene alla luce, quando viene esposta ci fa vedere la stella. E la formazione delle nuove stelle? Perché ogni tanto se ne forma qualcuna nuova, no? Ci dicono. Io non ho mai avuto il piacere di vederne una stella nuova in formazione, ma ci dicono così. Ebbene, noi di nuovo possiamo fare alcune considerazioni. Noi abbiamo detto prima che la Terra è una batteria e che abbiamo un elettrodo, l'anodo, la parte negativa, che si consuma. Noi qua abbiamo quindi una... quali sono le parti in gioco, no? Gli elettrodi, le parti reattive. La Terra in un liquido che è l'acqua di mare, e voi provate ad andare a fare delle ricerche, vedrete che ci sono delle batterie che funzionano ad acqua di mare, ad acqua salata. Qua abbiamo l'altro elettrodo, l'ambra con i silicati. Vedremo che qua poi c'è anche del carbonio, potrebbe essere in forma di grafene perché c'è la necessità che sia conduttivo. Lì vedremo, devono nascere delle correnti parassite. Correnti parassite si formano quando noi abbiamo una lastra metallica o comunque conduttiva che si muove all'interno di un campo magnetico. E questa abbiamo, ci serve un liquido di nuovo, ma ce l'abbiamo, è lì, di nuovo acqua di mare. Quindi abbiamo un elettrodo che si consuma qua, e si consuma non la parte di ambra, perché l'ambra è un isolante, ma la parte che la ricopre, quindi i silicati conduttivi ricchi di carbonio, grafene. E man mano che si consumano ci sarà una porosità di questi silicati che viene a coalescere fin tanto che la stella non diventa visibile.
Quindi il fatto che il mio cielo si consuma è coerente con le osservazioni astronomiche. Il fatto che il mio cielo è a contatto con l'acqua, la Terra è a contatto con l'acqua, è coerente con l'idea che la Terra è una batteria. E non siamo solo noi che l'abbiamo detto, eh? Non è un'idea nostra. Il fatto che la Terra sia un condensatore e una batteria, provate ad andare a fare ricerche sulla Terra elettrica, sull'universo elettrico. E poi avremo quindi ancora tutto questo strato, altri 6.660 km, in cui abbiamo la parte esterna, il rotore, di cui poi parleremo ancora, perché il rotore deve avere una caratteristica particolare, cioè si deve muovere. Il rotore è una turbina, e vedremo che è una turbina idraulica, cioè c'è tutto un gioco di acqua che mette in moto il nostro rotore. Quindi quassù io non ve le ho rappresentate, ma sopra il rotore ci devono essere delle pale che consentono il movimento del rotore. Lo so che su questo mi avete già attaccato parecchio, perché sembra troppo fantasioso, però rispetto alle cose che sapevamo qualche anno fa, non è tutto incredibile? A me sembra... Adesso ormai sono talmente abituato che mi sembra incredibile il viceversa, ma una volta non avremmo mai immaginato una situazione del genere. Provate a pensare a quando avete capito che la Terra potrebbe essere piatta. Non è stato sconvolgente? Ebbene, quindi l'intero modello richiede delle aggiunte col tempo che possono sconvolgerci. Però è fantastico scoprire questo e avere questi sconvolgimenti. Eh sì. Poi è evidente che non sappiamo tutto, non sapremo neanche l'un per mille probabilmente di tutto quello che dovremmo sapere poi nel corso del tempo. Però queste ipotesi che noi facciamo sono quelle ipotesi che ci consentono di avere una descrizione coerente della Terra piatta. Ci possono essere degli errori, ci possono essere delle ipotesi forse un po' troppo azzardate, forse ce ne sono altre che sono troppo poco azzardate e andrebbero riviste. La questione è che senza fare queste ipotesi non progrediamo, perché intanto la scienza, lo sapete, è al soldo dei potenti, lo vediamo in questi giorni, guardate le notizie e vedete come stanno andando le cose, cosa ci dicono e cosa ci raccontano. Va bene, io ho concluso qua. Martedì sera parliamo del fatto che il Sole e la Luna sono dei dischi. Anche qua c'è da fare delle belle ipotesi, nel senso che vedrete non ci sono prove del fatto che effettivamente siano dei dischi, ma è molto coerente con tutto il resto che stiamo affermando e che stiamo dicendo. Assolutamente non ci sono prove del fatto che Sole e Luna sono delle sfere, dei globi. Vedremo poi il fatto che, andando a fare questa ipotesi, noi dobbiamo introdurre dei fenomeni ottici particolari legati alla presenza del plasma nella ionosfera e nelle fasce di Van Allen immediatamente sotto Sole e Luna. Queste ipotesi ci consentiranno di andare a capire meglio le misure della Terra. Quindi martedì dovremo fare un po' di calcoli, però approfondiremo bene la nostra concezione, miglioreremo bene la nostra concezione delle misure della Terra. Ok, adesso lascio la parola ad Adriana che ci parla dei campi Elisi. Sì, il concetto di morte, il passaggio quindi dal concetto biblico a quello classico, del mondo classico, e poi il ritorno al concetto cristiano.
Bene, dunque, quest'oggi parliamo della morte, della risurrezione e di vari concetti che avevo messo al fondo. Se riesco, vi spiego anche un pochettino qual è il tema che andiamo a considerare, solo che ho messo la slide al fondo. Bella là, non arriviamo più. No, non me lo... Ok. Allora, oggi parliamo di morte e risurrezione. Prendiamo in considerazione la risurrezione di Lazzaro, la condizione dei morti nelle scritture, qual era il concetto antico. Come si lega al nostro argomento? Perché la terra è il luogo di dimora degli uomini e gli uomini hanno dovuto affrontare il problema della morte, è stata una condanna all'origine e quindi abbiamo affrontato il tema del mito, abbiamo esaminato come gli antichi si sono posti di fronte a concetti, ad avvenimenti che avevano avuto un grosso impatto sulla storia antica. Abbiamo parlato per esempio di Noè, della situazione del post-diluvio e nel momento in cui gli uomini arrivano sulla terra, quindi sono sotto una condanna. Questo è un aspetto fondamentale che non può essere trascurato, perché la creazione della terra non era un fatto così di per sé. Non è che Dio aveva semplicemente soltanto creato un bell'oggetto, ma ha posto sulla terra esseri viventi e la coronazione della creazione è naturalmente l'uomo, perché sulla terra non c'è nessun altro che abbia le caratteristiche umane in quanto a consapevolezza, in quanto a coscienza e in quanto a capacità di volere. Quindi Dio ha creato l'uomo affinché fosse in grado di comprendere e di creare un rapporto, un legame con lui. Questo è un aspetto fondamentale, perché Dio si aspettava appunto di creare un rapporto con l'uomo, un rapporto di comunicazione, un dialogo e un rapporto di amore. Quindi torniamo all'origine. Dunque noi partiamo da Lazzaro. Prendiamo in considerazione il capitolo 11 di Giovanni, dove si legge che c'era un malato. Ora, c'era un malato, Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Era infatti la Maria che spalmò il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i propri capelli, quella il cui fratello Lazzaro era malato. Perciò le sorelle gli mandarono a dire: «Signore, vedi colui per il quale hai affetto, è malato». Ma Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il Figlio di Dio sia glorificato». Ora Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Comunque, avendo udito che era malato, rimase effettivamente due giorni nel luogo dove era. Quindi, dopo ciò, disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo nella Giudea». Dopo ciò disse loro: «Lazzaro, il nostro amico, è andato a riposare, ma io vado a svegliarlo dal sonno». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se è andato a riposare, sarà sanato». Gesù aveva comunque parlato della sua morte, ma essi immaginavano che parlasse del riposo del sonno. Allora, perciò, Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e mi rallegro per voi,
che non ero là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Perciò Tommaso, che era chiamato il gemello, disse ai suoi condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Dunque, a Betania abitavano questi tre amici, che erano amici particolari, a cui Gesù era particolarmente affezionato. Quindi c'era Maria, Marta e Lazzaro. Questa Maria Maddalena, che abbiamo menzionato prima, in quanto è lei che parla anche con Gesù e lo avvisa della morte del fratello. Questa donna, Maria Maddalena, ha sempre stimolato la fantasia e molti si sono chiesti chi fosse effettivamente, e a lei, per esempio, fu fatta conoscere per la prima volta la risurrezione del Cristo. Anche qui, quindi, abbiamo un forte collegamento con la morte, in quanto Gesù è il primo ad essere risuscitato per la vita spirituale. Non che nel passato non ci fossero state già risurrezioni, vedremo che anche nei tempi precedenti alla venuta di Gesù si erano registrate delle risurrezioni che dovevano essere appunto un segnale, un modello di ciò che sarebbe poi accaduto e che potrà accadere alla fine di questo sistema di cose, cioè quando si potrà andare nel nuovo mondo. In quella circostanza, ecco che sarà possibile la risurrezione di molti dei viventi, praticamente la maggioranza. Quindi chi era Maria Maddalena? Maria Maddalena aveva caratteristiche molto particolari, nel senso che viene descritta come in Giovanni al capitolo 20 come colei che per prima assiste alla risurrezione del Cristo. Da lei Gesù aveva espulso 7 demoni. Dopodiché il Vangelo di Luca fa notare che Maria Maddalena, insieme ad altre donne, seguivano Gesù nei suoi viaggi e contribuivano a sopperire ai suoi bisogni materiali. Inoltre, Maria Maddalena, Maria, era particolarmente attenta ai discorsi di Gesù. Infatti la storia nelle scritture racconta che sedeva ai piedi di Gesù e beveva tutte le sue parole, mentre Marta si disperdeva un pochettino nelle faccende. Non che Marta non fosse una brava ragazza, ma era più attratta verso le cose pratiche della vita. A favore di questa famiglia, Gesù compì uno dei suoi più memorabili miracoli, la risurrezione di Lazzaro. Maria aveva spalmato d'olio Gesù una prima volta e in seguito alla risurrezione di Lazzaro ripeté questo gesto. È notevole il fatto che Gesù parli parlando con Gesù, Marta si riferisca all'ultimo giorno, alla risurrezione dell'ultimo giorno. Quindi leggiamo. Quindi Gesù, arrivato, trovò che era già da 4 giorni nella tomba commemorativa. Ora Betania era vicina a Gerusalemme, a circa 3 chilometri di distanza. Così molti dei giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle riguardo al loro fratello. Marta, dunque, avendo udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria era seduta a casa. Marta disse dunque a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che quante cose tu chieda a Dio, Dio te le darà». Gesù le disse: «Tuo fratello sorgerà».
Marta gli disse: «So che sorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi esercita fede in me, benché muoia, tornerà in vita. E chiunque vive ed esercita fede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Bene, qui si parla dell'ultimo giorno, la risurrezione dell'ultimo giorno. Abbiamo già parlato, già spiegato come nella Bibbia ci sia una scansione del tempo regolata a millenni, e questi millenni costituiscono un giorno dal punto di vista di Geova. Quindi Marta credeva nella risurrezione dell'ultimo giorno, quindi nella risurrezione del millennio, quel millennio in cui gli esseri umani si trovano a vivere, a recuperare quindi la perfezione perduta, e vivono quella che abbiamo definito in passato come la palingenesi della terra e degli uomini. Quindi questa risurrezione viene collocata nell'ultimo giorno. Le scritture raccontano di come Gesù fosse particolarmente legato a questa famiglia. Infatti la scrittura dice: «Quindi Maria, quando fu arrivata dove era Gesù, scortolo cadde ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù, perciò, vedendola piangere e vedendo piangere i giudei venuti con lei, gemé nello spirito e si turbò e disse: Dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni e vedi. Gesù cedette alle lacrime». Quindi questo ci chiarisce quanto Gesù fosse sensibile alla morte di un essere umano e quanto fosse sensibile al dolore dei sopravvissuti. Dopodiché Gesù ordina di togliere la pietra e si avvicina e ordina a Lazzaro di uscire. Infatti gli disse: Lazzaro, vieni fuori. E questa risurrezione avvenne solo 5 giorni prima della morte di Gesù. Questo ci fa anche capire come Gesù riuscisse a occuparsi ancora degli altri, benché fosse sotto questa grave tensione personale. Sapere di dover morire, se voi sapeste di morire tra 5 giorni, come vi sentireste? Eppure egli era in grado di reagire e di prendersi cura dei suoi amici. Questo fatto di avere risuscitato Lazzaro causò anche gravi problemi a Gesù stesso. Infatti i presenti si avvicinarono, andarono dai farisei a raccontare cos'era successo, e i capi sacerdoti e i farisei erano allarmati per quanto poteva significare questo fatto, e quindi cominciarono a pensare di doverlo mettere a morte. Infatti Caifa disse che era meglio che morisse un uomo che piuttosto che morisse tutta la nazione, nel senso che il timore era che questi fatti giungessero agli orecchi dell'imperatore a Roma, e che questi fatti potessero causare problemi a livello nazionale. Ma ci potremmo chiedere qual è la condizione dei morti. Tutti sono convinti che ci sia un'anima immortale e che finita la vita sulla terra si passi a vivere in un altro mondo. E questo è il punto di vista della Bibbia. Molti si stupiscono a sapere che non è questo. Per esempio, possiamo leggere nel libro di Ecclesiaste: il genere umano non si rende conto né dell'amore né dell'odio che furono tutti prima di loro. Sono tutti uguali in ciò che tutti hanno.
C'è una sola eventualità per il giusto e il malvagio, il buono, il puro, l'impuro, e chi sacrifica e chi non sacrifica. Il buono è come il peccatore, chi giura, e come chi ha avuto timore del giuramento. Questo è ciò che è calamitoso in tutto ciò che si è fatto sotto il sole, che siccome c'è una sola eventualità per tutti, il cuore degli uomini è anche pieno di male. Quindi c'è una sola eventualità per tutti, sono tutti uguali in tutto ciò che hanno. Quindi le scritture non dicono che finito di vivere su questa terra si passa da un'altra, in un'altra situazione, perché Adamo non era stato creato per andare a vivere nei cieli, ma era stato creato per vivere sulla terra. In cui trasgredisce non viene ricompensato con una vita ad un livello superiore, ma viene condannato a morire. Infatti gli viene detto eri polvere e polvere tornerai. Ecco, poi c'è un'altra scrittura particolarmente interessante, sempre dal libro di Giobbe, che ci fa capire qual è il momento della risurrezione dei morti. Giobbe aveva desiderato morire, ma comunque sperava nella risurrezione. E gli dice: anche l'uomo deve giacere e non si leva finché il cielo non sia più e non si sveglieranno. Quindi ciò che Giobbe intende dire è che la risurrezione avviene quando i cieli non ci sono più. Finché il cielo non sia più, non si sveglieranno. Quindi questo va nell'ordine di idee che è stato esposto prima, e cioè che i cieli devono finire, dopodiché c'è un trasferimento degli umani, degli esseri umani. Questo è Giobbe in 14, Giobbe 14 dal 12 al 15. Quindi questo è un versetto molto interessante. Finché il cielo non sia più, non si sveglieranno. Quindi non ci sarà una risurrezione nel mondo in cui viviamo adesso, ma in altri cieli. Un altro aspetto che la Bibbia sottolinea è il fatto che la vita umana è vana. Quindi si parla della vanità della vita umana e, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, la Bibbia sottolinea il fatto che è meglio andare nella casa del lutto che nella casa del banchetto. Questo perché? Perché chi si trova ad affrontare la morte di una persona cara affronta tutta una serie di elaborazioni che lo portano a comprendere di più la vita e a maturare una consapevolezza diversa. Anche gli antichi erano consapevoli della possibilità della risurrezione. Per esempio anche Dioniso viene rimesso insieme dopo che il suo corpo è stato dilaniato, le sue membra vengono rimesse insieme e quindi ritorna a vivere. Anche i grandi tragediografi greci avevano consapevolezza della possibilità della risurrezione. Per esempio nell'Alcesti di Euripide, Alcesti si offre di morire al posto di suo marito. Infatti suo marito, Admeto, aveva ricevuto la comunicazione che stava per morire, ma che avrebbe potuto continuare a vivere se avesse trovato qualcuno disposto a morire per lui. In realtà non c'era nessuno, neppure i suoi genitori erano disposti a tanto, quindi sua moglie Alcesti si offre di morire invece sua. E quindi dopo la morte di Alcesti arriva a casa di Admeto Eracle, proprio quella sera stessa, e viene ricevuto ospitalmente.
Allora Alcesti si rende Ercole si rende conto che c'è qualcosa che non va, però nessuno gli racconta niente. Alla fine viene a sapere che era appena morta Alcesti e quindi Eracle vuole ricompensare Admeto della propria ospitalità che ha ricevuto e a questo punto gli propone di poter rivedere Alcesti e di poterla risuscitare, il che insomma accade. E quindi questo ci fa vedere, che ci mostra come anche i greci erano consapevoli della possibilità della risurrezione. Quindi Alcesti, a differenza di Orfeo, ritorna alla vita, mentre Orfeo, quando scende nell'Ade per cercare di ottenere Euridice, alla fine non riesce ad ottenere quanto desiderato, ma a un certo punto si volta e Euridice sparisce. Ciò che ci possiamo chiedere è come è stato possibile passare da una credenza biblica relativa alla morte ad una concezione dell'immortalità dell'anima. Nel mondo di Adamo sicuramente sulla morte gli esseri viventi al tempo di Adamo non potevano essere nell'ignoranza della situazione della morte, ma quando poi mi disturba. Quando poi Noè arriva nel nuovo mondo, le cose cambiano. Come fu possibile passare da un concetto della morte come fine della vita a un concetto di immortalità dell'anima? Molti credono che il concetto di immortalità dell'anima sia insito nelle scritture e che sia quindi uno dei pilastri fondamentali delle dottrine cristiane. In realtà non è assolutamente questo, perché le scritture dicono che quando un uomo muore cessano i suoi pensieri e tutti i suoi propositi vengono congelati e il suo corpo scende nella tomba diventando inconsapevole, quindi cessano pure i pensieri e le capacità della consapevolezza. Però la Bibbia sottolinea invece l'importanza della vita e il corpo umano è considerato come la sostanza di tutto ciò che noi abbiamo come vitalità. Infatti, per esempio, nel Salmo 139 si legge, Davide scrive: «E io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo, meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene». L'uomo divenne quindi un'anima vivente. Essendo l'uomo un'anima vivente, nel momento in cui muore, muore anche l'anima. Infatti, nelle scritture risulta, per esempio, dal profeta Ezechiele, lettura del versetto 18:4, che tutte le anime appartengono a Dio, come l'anima del padre, così l'anima del figlio appartengono a me, l'anima che pecca, essa stessa morirà. Quindi ci possiamo chiedere di dove è venuto questo concetto di immortalità dell'anima, perché non era previsto nelle considerazioni della Genesi nel momento in cui gli uomini vengono condannati a morte. Che cosa succede? Subito dopo il diluvio,
abbiamo già parlato, raccontato di come Noè viene esautorato e cessa di essere la figura centrale del mondo successivo al diluvio e altri prendono il potere al posto suo. Quindi si tratta quindi di una grande operazione di propaganda, per cui c'è una trasformazione del pensiero dal modo di vedere antico a quello successivo al diluvio. Per esempio c'è questa bella frase che viene pronunciata nel film Il Gladiatore, che racconta appunto le vicende di questo soldato che si trova d'improvviso a perdere tutto quello che aveva e quando si trova braccato e deve ritornare, cerca di ritornare alla famiglia a Roma, egli si rende conto di avere comunque le ore contate e dice: se vi ritroverete soli a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi elisi e sarete già morti. Cos'erano i campi elisi per gli antichi? Erano il luogo dei beati, però in realtà arrivare ai campi elisi è già un momento successivo, perché originariamente l'Ade viene proposto come il luogo delle ombre, quindi niente paradiso, niente visioni beate, ma l'Ade è la continuazione della vita terrena e non dipende dalle azioni buone o cattive che uno possa avere compiuto, non dipende dall'avere onorato o disonorato o non rispettato gli dèi, ma è un mondo di larve uguale per tutti. Tutto ciò che i parenti possono fare è di mettere in bocca o sulla fronte del morto una moneta per pagare il traghetto, che è un aspetto fondamentale del viaggio nell'aldilà. Con il tempo, quindi, poi anche l'aldilà degli antichi incomincia a differenziarsi. E l'Averno diventa il luogo di raccolta dei criminali, il dopomorte dei malvagi, e i Campi Elisi diventano il paradiso degli eroi, e quindi è un luogo molto simile all'Eden, un luogo dove c'è sempre un clima perfetto, dove gli esseri umani non hanno bisogno di lavorare, non hanno bisogno, la terra insomma, li alimenta la vita senza fatiche. Non ho bisogno di dilungarmi troppo su questi argomenti, perché sono abbastanza conosciuti e quindi voglio trattare un aspetto un po' diverso. Quindi abbiamo parlato di grandi operazioni di propaganda che devono essere avvenute alle origini dopo il diluvio, per conformare la terra, il genere umano, la gente, a un tipo di pensiero che fosse standardizzato e uguale per tutti. E a questo scopo pensavo di leggervi un breve brano da un libro, 1984, che ci fa capire alcune cose che tutto sommato stanno accadendo anche oggi. Qui viene riportato un dialogo. Sostanzialmente c'è un superiore, un capo, che interroga un personaggio subalterno. Quante sono le dita che tengo alzate, Winston? 4. E se il partito dice che le dita non sono 4 ma 5, quante sono? 4. La parola terminò con un rantolo di dolore. Quante dita sono, Winston? 5, 5, 5. No, Winston, è inutile, tu stai mentendo, tu credi ancora che siano 4. Lo sai per quale motivo portiamo le persone in questo posto? Per farle confessare. No, non per questo motivo, no, certo, non allo scopo banale di estorcerti una confessione e di punirti. Tu sei qui perché vogliamo curarti, per farti riacquistare la ragione,
ma lo vuoi capire, Winston, che nessuno di quelli che cadono in mano nostra esce qui senza essere stato guarito? L'unica cosa che ci sta a cuore è il pensiero. Noi non ci limitiamo a distruggere i nostri nemici, noi li cambiamo. Questo deve essere qualcosa che è capitato a Noè. Noè si è trovato quindi fin dagli albori a confrontarsi con la violenza, la mediocrità dei propri figli, ambiziosi, feroci, che cercano di cambiare il suo pensiero, e nel momento in cui probabilmente non ci riescono, passano alle vie di fatto. E lo tolgono sostanzialmente di mezzo, nel senso che lo mettono in condizione di non poter più nuocere. Vorrei riferirmi adesso a un episodio accaduto nel corso del 1800, dell'Ottocento, riguardo a un medico che si trovò in una situazione simile. Siamo nel 1840 e siamo in una clinica ostetrica dell'Ospedale Generale di Vienna, diretto dal dottor Klein e Ignazio Sommelweis e il suo assistente. In quel periodo la febbre puerperale flagellava le partorienti e nel 1842 la mortalità delle donne presenti in clinica balzò al 27%, con un picco di 33 donne morte su 100 nel mese di dicembre. Questo era un fatto spaventoso. Le donne morivano dopo aver partorito di febbre puerperale. E questo avveniva soprattutto negli ospedali, avveniva in clinica, proprio in quei luoghi dove ci si aspettava di trovare sicurezza e di poter quindi ricevere le cure necessarie per sopravvivere, ovviamente. Ma questo medico, questo assistente, Semmelweis, incominciò a pensare, a chiedersi come mai avveniva una cosa del genere e arrivò alla conclusione che a far morire le donne fosse il fatto che i medici uscivano dalla sala delle autopsie e entravano in corsia senza lavarsi le mani. Cosa succede quando viene scoperta questa verità? Questo medico viene emarginato, viene assolutamente ridicolizzato, la sua ipotesi viene scartata perché considerata estremamente destabilizzante. Che cosa succede se la gente viene a sapere che in una clinica di lusso, i medici escono dalla sala autoptica dopo aver toccato i cadaveri ed entrano in corsia e non si lavano le mani. Quindi questa verità doveva assolutamente essere nascosta. Quindi questo medico, Semmelweis, viene messo in un angolo e ritorna in Ungheria e continua nella sua opera di ricerca, ma alla fine impazzisce. Impazzisce perché il colpo non era preparato probabilmente a una risposta di questo genere. Aveva studiato, era arrivato a delle conclusioni, aveva salvato molte donne, infatti nella clinica che poi dirigeva in Ungheria era riuscito ad abbassare enormemente il numero delle morti delle puerpere. Però questo fatto di essere stato ridicolizzato fu molto forte e finì per impazzire. Quindi questo ci dimostra che è molto difficile
scalfire le verità credute come assolute, anche quando ci sono prove del fatto che la verità è stata trovata ed è a disposizione di chi la voglia conoscere. Ed è curioso anche notare come la scoperta di Semmelweis sulle ragioni per cui le donne morivano dopo il parto andava a recuperare antichissimi concetti di igiene già presenti nella Bibbia. Quindi già nella Bibbia c'erano regole molto precise che imponevano ai familiari che avevano avuto una morte in casa di lavarsi, di lavare i loro effetti personali, e non erano quindi non era accettata una persona impura, considerata impura cerimonialmente, per fare offrire i sacrifici. E quindi anche nel Tempio non poteva accedere a una persona che non fosse cerimonialmente pura. Infatti Geova proseguì dicendo a Mosè: parla ai sacerdoti, figli di Aronne, e devi dire loro, per un'anima deceduta non si contamini nessuno fra il suo popolo, ma per un suo consanguineo che gli è parente stretto, per sua madre e per suo padre e per suo figlio e per sua figlia e per suo fratello e per sua sorella, una vergine che gli è vicina, la quale non è divenuta di un uomo, per lei si può contaminare. Quindi il trattamento di un morto era esclusiva responsabilità dei familiari, che poi si dovevano purificare, dovevano bagnarsi con acqua. Quindi ciò che Semmelweis aveva scoperto fu abbandonato, e ci vollero altri 40 anni dopo la sua morte perché questi concetti divenissero chiari, specialmente con Pasteur. Dopo Pasteur si comprese la necessità quindi di rispettare norme igieniche molto più rigorose. E quindi questo ci mostra come per difendere e diffondere la verità ci vuole un coraggio particolare, che di per sé può non essere sufficiente. Persone di valore non sono state in grado poi di reggere alla opposizione che veniva. Anche le delusioni che sono venute dal non essere stati riconosciuti per quello che avevano fatto. Sostanzialmente noi della Terra Piatta ci troviamo anche in una situazione del genere, e avere il coraggio e la capacità di perseverare in questa opera divulgativa è qualcosa che richiede più del coraggio, perché è un'impresa che uno compie in un ambiente totalmente indifferente. Ecco, la cosa più scioccante è l'assoluta indifferenza con cui questi argomenti che hanno a che fare con la ricerca della verità vengono trattati da tutti. Cioè, voglio concludere con una scrittura tratta dal libro di Ezechiele, dove ci fa comprendere come Dio è in grado di darci qualcosa di più del semplice coraggio. Infatti ad Ezechiele viene detto: ma in quanto alla casa di Israele non ti vorranno ascoltare, poiché non vogliono ascoltare me, perché tutti quelli della casa di Israele sono di testa dura e di cuore duro. Ecco, ho reso dura la tua faccia esattamente come le loro facce, e dura la tua fronte esattamente come le loro fronti. Ho reso la tua fronte simile a diamante, più dura della selce. Non li devi temere e non devi essere colpito da terrore davanti alle loro facce, perché sono una casa ribelle. Quindi tutto questo è quanto
dobbiamo avere chiaro in mente del fatto che abbiamo bisogno di avere il sostegno di uno spirito superiore che ci rende coraggiosi e capaci di affrontare l'indifferenza. Bene, un ringraziamento e un saluto a tutti, ci vediamo quindi martedì.